Svuota la spesa grande. Allora, prima iniziamo dai surgelati. Ovviamente S lunga. Ci sono tanti sacchetti, ma devo far veloce perché sennò mi si scoglie tutto. Allora, surgelati, novità, Nutelle. Queste qua sono novità, le volevo provare. Perché abbiamo preso queste. Vediamo se riesco a... Lo strudel l'ha preso lui perché lo voleva provare. Strudel di mele. Patatine fritte, queste qua di 2 kg della Smart, dato che sono grandi le ho presi qui. Pizze, erano in promozione, ho preso le pizze con speck, questo qua lo speck. Poi ce n'è uno, una salamino e provolone. Non li devi fare adesso? E questo è tonno e cipolla. Fanne una se mai. E cordon bleu. Queste qua mettimele tutte già nel freezer, così almeno. Queste sono le cose surgelate. Invece da bere abbiamo San Benedetto della Pesca, Coca-Cola, mandarini, questi qua sono buonissimi, poi pan grattato, se non sbaglio ne ho presi 2, così, ho preso il purè di patate che era in promozione, ne abbiamo presi 2, poi questo che ci serviva perché ancora dobbiamo comprare la macchina del caffè, per cui usiamo la moka, questa qua di Lavazza crema e gusto, spero che è buona. Poi abbiamo preso questi che sono la polpa di pomodoro della Smart, che anche questi qua sono buoni, abbiamo presi 3 comunque. Poi qui c'è il pane, buconcino morbido 1,80 €. Ho preso l'ananas che con la cannella è buonissimo, costa 1,30 €. E invece questo qui ha 1,22 €. Per cui 2 ananas. Poi pane morbido, noi prendiamo sempre questo che è buono. E i 2 anelli, questi qua, questi sono surgelati, gli anelli di croccanti, ne ho presi 2 per provare a vedere se sono buoni. Metto anche questi che sono, si scongelano. Poi ho preso questo per stasera, che però voi, vabbè, questo video lo vedete la prossima settimana. Pan thai, questo per provarlo. Siamo in 2 e l'ho preso per 2. Stasera si mangia il sushi. Aceto bianco di Alto. Gnocchi di patate, 2 di confezioni. Ho preso 2 succhi. Questo qua, mandarino, carota, mela, zenzero, eccetera, col cappellino, che è troppo carino e allora l'ho voluto prendere. Sì, perché c'era anche il cappellino, c'erano diversi, tipo questo, troppo bello. Questo invece, mandarino, è uguale, comunque questi. Poi, pasta sfoglia, butoni, quella rotonda, ne ho presi 4. Agrodolce, questo per provarla. Poi per stasera abbiamo preso il sushi, questo qua, la poke. Questo a 4 euro costava. Sì, 4 euro e qualcosa. Invece questa 9 euro. Questo sushi per provare a vedere se è buono.
è la prima volta che lo prendiamo e voglio vedere se è buono. Infatti abbiamo preso quello più grande, fatto così, e quello più piccolo. Salmone, che questo è buonissimo. Poi, ovviamente, maionese. Questo qua. Questo per provare. Dovrebbe essere buona la ricotta. Ne ho presi due di queste. Boh, vediamo se erano in promozione. Poi la marmellata, una di albicocche e una di mirtilli, che in teoria a me i mirtilli non piacciono, ma di sicuro se le mangia lui. E già second andato. Brioche per il lavoro, questo qua è il cioccolato, cornetto. Patatine per il lavoro, questo qua Fonzi. Poi ho preso questo qua, la crema, sempre Bauli. Poi questo per il lavoro, questo qua dovrebbe essere buono, Choco Brondi della Milka. Sempre per il lavoro Choc, questo qua da 10 merendine. Le chips, sempre per il lavoro. Queste barrette qua, per provarle, sempre per il lavoro. Succo alla pesca. Poi abbiamo preso un altro di alcol bianco, che dobbiamo drogarci. La Nutella era in promozione, l'abbiamo presa, se no non la prendevamo. Certe cose erano anche in promozione. L'acqua, che ci servono le bottigliette, ne abbiamo prese due. Questa è naturale, ovviamente noi abbiamo il frigo che si carica l'acqua, per cui abbiamo preso quelle per ricaricare le bottiglie. Olio, questo qua classico. Poi queste ve le faccio vedere dopo. E già un altro sacchetto è andata, questo ve le faccio vedere dopo. Parte di Matters. E queste le si possono mettere nel frigo. Patatine, in teoria per gli ospiti, ma la maggior parte poi ce le mangiamo sempre noi. Ogni tanto per casa, due pacchi. Questa era la novità, infatti l'ho guardato sullo scaffale che c'era scritto novità. Di Tuc, sfoglie, queste qua. Se bustine li provo al lavoro, ma comunque spero che siano buone. Poi savoiardi, perché voglio fare il tiramisù per il secondo canale. Ho preso due pacchi, per cui farò il tiramisù. E se non siete iscritti al secondo canale, iscrivetevi, che ve lo metto qui, che così almeno vedete il tiramisù. Poi altro cornetto alla albicocca, praticamente le abbiamo prese tutte perché erano in promozione. Qua c'è le piedine, tutto in promozione. Stranamente alla sera ci sono le cose in promozione, comunque due pacchi. Invece qua abbiamo un altro pacco, ne ho presi due della Tuc. E poi c'è l'altro pane. Poi ultimi due sacchetti, vado veloce perché sennò non mangio più stasera. Mozzarella, due di mozzarella. Poi le zucchine a 2,35 euro, che ovviamente li prendiamo sempre così. Questi li prendiamo solo se sono in promozione, queste della Robiola. Questa non l'ho mai provata, l'ho presa per la prima volta per assaggiare come sono. I Kinder, fetta al latte, ovviamente per fare colazione veloce al lavoro. Funghi, i soliti, che questi sono molto buoni. Poi qua c'è i pomodorini. Questi sono quelli grandi a 3,11 euro,
capelli grandi rossi. Questi ho preso i funghi Pleurotus. Sono nuovi, mai presi, prima volta che li prendo li volevo provare. E praticamente sto provando tutti i funghi che ci sono all'Esselunga. Quelli che infatti avevo provato, che erano questi, erano molto buoni e li ho ricomprati. Tanto siamo in due, per cui una confezione basta. E questo. Poi, pomodorini, due pacchi di pomodorini. Insalata, questa qua è buona, la lattuga è strabuona, per cui ogni tanto la prendo. Questo pomodoro che si è rotto nel sacchetto. E poi la panna montata che uso per, come si dice, per la cioccolata. Di solito la prendo solo per la cioccolata e basta, ma non la prendo quasi mai, sinceramente. Poi spostiamo un po' l'ultimo sacchetto, quello che ci ho lasciato i pomodori che si sono persi. Questo qua della Vallée, il burro, ormai siamo abituati a comprare questo ed è buono, infatti prendiamo sempre due confezioni e secondo me è ottimo, per cui questo abbiamo preso. Abbiamo ricomprato i ravioli alla zucca, ripieno alla zucca, questi erano strabuoni, l'ho ricomprati. Infatti ne ho presi 4, sono già 2. Poi pecorino, lo metto sulla pasta ogni tanto. Questo qua, cremosino, altro formaggio, altro pecorino. Poi ho preso il brie, che anche questo era in promozione. La maggior parte comunque, tutte le cose che vi sto facendo vedere sono tutte in promozione. Come il mascarpone, per fare il... il tiramisù, ne ho presi 2. Per sicurezza, altre raviolo ripiene. Queste qua ve le consiglio, sono strabuone. Invece queste le ho prese perché non mi ricordo. Secondo me... no, è marca diversa. No, sempre d'Esselunga, ma sono diverse. Non le ho ancora assaggiati. Vi farò sapere se anche questi qua sono buoni. E sanno di carne. Comunque ho preso sia uno che 2 pacchi per sicurezza. Altro pacco, per cui mi sembra 4 ne ho presi. No, di più. Di più. Sono... mamma mia, sono tutte piene di ravioli, ma perché sono buoni. Questo qua era in promozione, lo strecchino del nonno. Infatti ne ho presi 2. Questi. Poi ho preso gli gnocchi allo speck e brie, che questi sono buoni. Ogni tanto li prendo. Se sono in promozione li prendo, se no no. Sinceramente. Poi, la provola, questa qua era in promozione. E per finire, le orecchiette. Che dato che il video che avete visto sul secondo canale vi è piaciuto, le orecchiette alle cime di Rappa, questa volta facciamo le orecchiette diverse, non alle cime di Rapa, ma in un altro, diciamo, altro ingrediente, altra ricetta. Per cui, se non vi siete iscritti al canale, appunto ci saranno nuove ricette anche sulle orecchiette. E direi che anche qua abbiamo finito la spissette. Allora, lo scontrino è sempre online, per cui sinceramente non più o meno sui 200, quant'è? 200 e qualcosa, quasi 300 euro comunque la spesa. Ho preso altri 2 di questi, perché dato che abbiamo altri bollini, qua ci hanno dato altri bollini, che così se riusciamo
completiamo, in teoria dovremmo riuscire a completare un altro di questo per avere un altro coltello. Comunque niente, quando li completo vi farò vedere quello che abbiamo deciso, di quale coltelli abbiamo deciso di prendere, che in teoria sono questi qua. E niente, questa è la spesa enorme che facciamo ogni mese. Però giustamente che quando ci manca qualcosa andiamo a prenderlo negli altri supermercati. Ad esempio la pasta, ho visto che la pasta conviene di più prenderla alla Lidl, quella da 5 kg, perché se tu prendi una pasta tipo come vi ho fatto vedere da Tigros ti costa di più, per cui abbiamo deciso che la pasta la prendiamo dalla Lidl, che è l'unica che ovviamente secondo me risparmi di più. L'unica è la pasta, poi la carne appunto la prendiamo nella macelleria qua vicino a noi e basta. Questo comunque ci dura per un bel po' e poi basta. Detto questo, io vado a mangiare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!